Uno dei tanti incontri questa sera a Treviso con tutti i ragazzi che hanno partecipato al progetto Crea Impresa, che sono stati finanziati con 50.000 euro. Abbiamo sentito come stanno andando le proprie imprese, le proprie start-up. Qualcuno ha già assunto, qualcuno ha guadagnato il primo anno, qualcuno in linea sta lavorando per costruire, una cosa che ci dà molta soddisfazione, ragazzi che hanno molta voglia di fare. Continueremo nei progetti di start-up per giovani in Veneto con le politiche giovanili, perché gli obiettivi è quello di creare impresa. Creare impresa, noi non possiamo pensare di costruire nuovo lavoro se non si creano nuove imprese. La crisi sta massacrando molte imprese. 8.000 imprese in provincia di Treviso hanno chiuso l'ultimo anno e magari sono imprese che sono destinate a uscire perché nate 40 anni fa e oggi non, i tempi non permettono più di produrre quei prodotti. Perciò noi dobbiamo sostituire quegli imprenditori degli anni 60 con i nuovi imprenditori. Qui abbiamo una trentina di giovani che hanno dato il via a queste grandi imprese, a queste proposte di grandi imprese. C'è una modernità non più figlia del tempo del manifatturiero classico e tradizionale, ma ci sono progettualità che sono le progettualità del 2000. Io sono molto felice di quello che stanno facendo questi ragazzi e voglio continuare con loro a incontrarli ogni 6 mesi per comprendere le loro difficoltà e il loro sviluppo e poter essergli utili sia nelle difficoltà che nello sviluppo. Allora, io sono Francesco Mazzocato Martinazzo, faccio parte dell'azienda SoftRay, un'azienda di programmazione. Ci occupiamo di mobile sia in settore business sia in settore automazioni. Mi chiamo Luigi Assom, sono cofondatore di XDiscovery. Quello che vogliamo fare è mappare la conoscenza umana, cioè un sistema che dà delle raccomandazioni di sapere, così che partendo da un topic puoi scoprire quali altri sono collegati. Sono Rigo Capiozzo e rappresento Visit SRL. Visit è uno spin-off dell'Università Ca' Foscari di Venezia che sviluppa soluzioni digitali per l'abbattimento di barriere della comunicazione. In pratica, grazie agli strumenti digitali, mobile, quindi smartphone, tablet e PC, aiutiamo le persone ad avere una comunicazione più facile. Federica Collato. E faccio parte di Reverse, impresa sociale, che è una realtà veronese e si occupa di sostenibilità ambientale e lo fa realizzando in modo artigianale e assolutamente a basso impatto ambientale arredi con materiale di recupero o installazioni o allestimenti. Io sono Nicola Borghetto e vengo qua da Treviso, e l'idea imprenditoriale che ho avuto è stata quella della creazione di una birra artigianale senza glutine, quindi adatta ai celiaci. Sì, allora sono Carla Bonsoin, sono responsabile dell'ufficio giovani della Regione Veneto. Questo è il bando Crea Lavoro e i ragazzi che abbiamo qui sono i vincitori della prima e della seconda edizione di questo bando. Con la prima edizione ci sono stati 22 vincitori e hanno il premio, sono 50.000 euro a fondo perduto per iniziare un'attività di impresa. Il secondo bando invece ha visto 9 vincitori. Le imprese, i progetti imprenditoriali sono di tutti i tipi, diciamo, dall'agricoltura all'industria alla tecnologia, per cui una buona panoramica di imprese giovanili che vanno ad arricchire il patrimonio economico del Veneto. Luigi Brugnaro, delegato nazionale di Confindustria. Che il Veneto sta dando una dimostrazione di serietà rispetto a quelle che sono, diciamo, la fiducia che, insomma, il sistema deve dare ai giovani. Abbiamo chiesto a loro di impegnarsi, abbiamo selezionato i progetti migliori, abbiamo messo in competizione con loro, sono stati finanziati dalla Regione e direi che, insomma, le valutazioni dopo un anno o addirittura 2 anni per quelli che erano dell'anno scorso sono molto positive. Persone serie stanno lavorando, hanno capito che la difficoltà non è soltanto di inventare ma è anche quello poi di vendere, di conquistare mercati. Per me personalmente è un'occasione di apprendere perché da questi giovani si apprendono tantissime cose. Assieme costruiremo un nuovo Veneto.